33enne salernitana di Vezio sul Mare, Susanna Giordano è in vetta nelle classifiche jazz di iTunes con il suo nuovo CD Runaway, con il singolo Tutti i pensieri del mondo tra i brani più scaricati. Diplomata al Conservatorio Martucci di Salerno in canto lirico, Susanna Giordano non è nuova a sbancare la piattaforma creata da Apple, che sta sostituendo i tradizionali canali di vendita musicali. Già con il primo EP, una raccolta di 5 brani intitolato Isola Acustica, infatti, la giovane salernitana era stata per 6 settimane in vetta alle classifiche di vendita, oltre che nella best seller di sempre. Un risultato che ha portato al secondo lavoro, un vero e proprio CD, sempre con il gruppo dell'Isola Acustica, con 10 brani, 4 cover e 5 inediti, con guest star del calibro di Javier Girotto, Carcara Lemos, Alfredo Di Martino ed il trombettista di Mario Biondi, Gianfranco Campagnolo. Attualmente siamo di nuovo nelle prime 10 posizioni degli album più venduti su iTunes. Abbiamo ripreso la nostra, che era la nostra prerogativa, cioè quella di rivisitare celebri cover conosciutissime del pop internazionale e di rifarle in maniera un po' jazzistica e comunque con il nostro sound. Quindi abbiamo proseguito su questa scia, quindi abbiamo fatto altre 4 cover con lo stile, diciamo, dell'Isola Acustica. In più abbiamo voluto tentare la strada dell'inedito, quindi per la prima volta sono presenti nel nostro lavoro anche 5 brani inediti scritti da me in collaborazione con Nello Manvati e Ciro Cino. Tutto questo senza dimenticare il già citato brano Tutti i pensieri del mondo, nel quale duetta con Massimo De Vitis dei Neri per Caso. Uscito il 14 agosto scorso, il CD sarà presentato ufficialmente a settembre con live ed apparizioni radiofoniche, mentre proseguirà l'impegno anche con l'Amalfi Musical Opera, ormai giunto alla 150esima replica. Tutti i mercoledì e sabato continua anche questa avventura di Amalfi Musical, in cui io interpreto Giovanna, la protagonista, durante le rivolte per la conquista della liberazione e dell'indipendenza della Repubblica Marinara di Amalfi, ha questo amore contrastato con Antonio. Non posso dire poi tutta la storia. E il futuro che cosa riserverà? 14 settembre presenteremo il disco nell'ambito della manifestazione Positano Premi alla Danza, quindi faremo tutto il concerto di più o meno della durata di 40 minuti, in cui, ecco, suoneremo tutti i brani del disco e da lì si vedrà se questa strada sarà giusta, fortunata. Potremmo magari pensare di scrivere altre cose. Io me lo auguro che il viaggio continui.